Riconnessioni è un programma di Compagnia di San Paolo realizzato da Fondazione per la Scuola che ha l'obiettivo in sostanza di abbattere le barriere fisiche e culturali che impediscono alle scuole di innovare. E lo fa costruendo una grande infrastruttura tecnologica per permettere alle scuole di utilizzare veramente internet, ma lo fa anche formando i docenti per dargli gli strumenti, le metodologie per applicare le tecnologie alla didattica, che è poi il reale obiettivo della scuola. La rete che stiamo costruendo in generale è una rete ad altissima capacità, a potenzialità che fino ad oggi erano impossibili. Sul progetto Riconnessioni stiamo già portando 10 gigabit simmetrici alle scuole. Una connessione stabile fatta da professionisti seri, e su questo ci sono stati una serie di scambi molto interessanti e importantissimi. Questa è una classe 2.0, vuol dire che tutti i ragazzi hanno un tablet personale dato in comodato d'uso dalla scuola e quindi possono svolgere tutte le attività con lo stesso device sia a scuola che a casa. La possibilità della condivisione che ci consente di condividere i materiali, quindi la scuola e lo studio continuano anche a casa attraverso proprio la condivisione di quelli che sono contenuti a cui loro possono accedere. Noi possiamo essere da guida ad un uso consapevole e funzionale a didattica e a un certo tipo di apprendimento più interessante, più innovativo, più bello, ecco. Questa connessione ci permette anche in futuro, io insegno inglese, di avere anche incontri online con ragazzi di altre classi in altre parti d'Europa. Riconnessioni ci pone come una proposta non soltanto tecnica per portare alle scuole una connessione di valore, di durata e di potenza, ma anche come un appoggio alle spinte innovative che devono prevalere nella scuola. Questo è uno degli esempi di quello che si può fare con un'infrastruttura capillare in fibra ottica come quella che sta realizzando Open Fiber sulle grandi città e su tutto il territorio nazionale. Grazie al rapporto che abbiamo con Open Fiber, noi possiamo consentire alle scuole del nostro paese di fare un vero salto in avanti.